Quindi Paolo, perché mancava questa rivista secondo te? Mancava perché, allora, come dicevo prima, ci sono più riviste scientifiche che per le famiglie. Era un buco. E non per essere arroganti, ma forse questo buco cominciamo a coprirlo con questa prima iniziativa. Il perché? Perché le famiglie hanno bisogno di avere informazione e di poter scegliere. Scegliere perché abbiamo un'eccellente sanità in Umbria, dobbiamo darla questa informazione. E io sono sempre del parere che in questo momento, specialmente post pandemia o almeno in una forma di uscita da questa pandemia, dobbiamo dare good news. Perciò in questa rivista parliamo solo di buone notizie. Buone notizie, e abbiamo anche diciamo così, sdoganato questa volontà verso gli uffici stampa dell'azienda ospedaliere, di ASL, Regione, eccetera, che noi parliamo solo di buone notizie, perché le famiglie hanno bisogno anche di questo in questo momento. Perciò dobbiamo dare un'informazione reale sulla foresta che cresce e non sull'albero che cade. Perciò questa è l'iniziativa proprio per ridare credibilità in quei momenti che magari è stata un po' opacizzata da altre problematiche.